Tutto comincia da un pallino azzurro e da un po' di colori messi in un piattino. Bianco, celeste, azzurro, blu e magenta. Se a fianco al pallino ne fate altri 4, ottenete un fiorellino a 4 petali. Celeste, per favore. E se al primo fiore ne aggiungete un secondo, un terzo, un quarto e così via, avrete un'ortensia. L'ortensia ha i fiorellini a 4 petali ed è di forma circolare. Fate finta di disegnare una palla. Tutti questi fiorellini dello stesso colore però adesso cominciano a confondersi e quindi cosa si fa? Si prende un azzurro più intenso ed ora osservate, sto dipingendo col pennello piatto e con questo prendo, strusciando sul piattino, il colore azzurro. Una punta appena. Ed ora torniamo sui fiori. Con la parte del pennello che contiene l'azzurro vado di taglio a fare l'ombra del fiore che sta sopra su quello che sta sotto. Di nuovo sotto un altro fiore. Le immagini sono rallentate per farvi notare meglio il movimento. Acceleriamo. Adesso comincio a sfumare quel colore blu verso la parte più chiara del fiore. Osservate come con la sfumatura più morbida i fiori cominciano a prendere forma. E dopo tanti passaggi ecco cosa accade. Adesso cambio colori. Prendo un po' di rosso magenta e un po' di celeste, uno dietro l'altro, così come li ho presi prima. In questo modo i colori si sovrappongono e creeranno, nel momento in cui io andrò sul tessuto, a darmi un colore blu scuro, violaceo. Mi infilo con questo pennello piatto all'interno degli spazi rimasti vuoti tra un fiore e l'altro, senza sovrappormi ai fiori, ma ripeto, all'interno degli spazi. Questo farà sì che i fiori risulteranno più chiari rispetto al sottofondo. L'ortensia è fatta a mo' di palla. I fiori superficiali risultano molto luminosi, quelli interni faranno la zona scura. Anche l'occhiolino lo faremo con lo stesso pennello, prendendo un colore più scuro e girando in cerchio intorno ad un puntino immaginario. E ora con la stessa tecnica, con lo stesso pennello e con lo stesso colore più scuro andrò a fare delle piegoline. Provate a farle come faccio io con un solo gesto. Più siete veloci e meglio verranno. Ora immaginate di procedere in questo modo aumentando il numero di fiorellini e dando al tutto l'insieme una forma di palla. Man mano che vi spostate verso l'esterno i fiorellini devono risultare più schiacciati e quelli che stanno sulla cintura esterna si vedranno molto più ammucchiati e con meno petali. Bisogna rifinire con moltissimi passaggi e approfondendo piano piano il colore, evitando di mettere un sacco di colore scuro tutto in una volta. Se non sai dipingere a mano libera, le soluzioni sono due: o cerca il video in cui insegno a disegnare un'ortensia, oppure acquista uno dei miei album, il numero 5, che contiene una composizione di ortensie costituita da più disegni. Vi lascio il link sulla mia homepage. Naturalmente a questo fiore va aggiunto uno stelo, qualche foglia e se vi piace anche un fondo.